Il nuovo basket aquilano conferma la sua tendenza positiva in trasferta e viola 66-80 il parquet del Grottaferrata. La partita inizia a ritmi compassati che poi si alzano già nel corso del primo quarto. Il nuovo basket aquilano è assai efficace con il tiro dalla media, 70% da 2, mentre Grottaferrata risponde affidandosi alle conclusioni da 3, 4 su 8. Parziale in definitiva equilibrato, poi nel finale i padroni di casa allungano a più 5 sul 21 a 16. Al rientro in campo la difesa del nuovo basket aquilano si fa granitica con l'attacco che da parte sua tiene una buona continuità da 2. Oltre ciò, quando i biancoblu ne hanno occasione, pungono anche dal perimetro e all'intervallo lungo sono avanti di 1 sul 35 a 36. Nel terzo parziale gli uomini di coach Daddio mantengono alte concentrazione e intensità, segnano con grandissima continuità ripetendo il canovaccio del primo quarto con il 70% da 2 e aumentando anche al 67% la percentuale da 3. Il risultato forbice di punteggio che si amplia fino al più 15, 50, 65 con cui si arriva al trentesimo di gioco. Nell'ultimo periodo il nuovo basket aquilano mette in ghiaccio la contesa, contiene ogni velleità di Grottaferrata di riaprire la partita e porta a casa la vittoria imponendosi di 14 sul 66-80. Ora per gli uomini di coach Daddio il prossimo impegno in calendario proporrà la gara interna con l'Esperia Cagliari.